17° inizio della giostra con il sindaco di Castello Delo Matese. Una bellissima edizione, quindi un grande successo quest'anno, vedo anche di pubblico. Sì, quest'anno è andata benissimo, un po' la complicità del tempo, perché fino a fine luglio il tempo è stato incerto. Il fatto che si sia aggiustato in questi giorni ci ha aiutato, è stato proprio il Signore nella 17° edizione che ci ha aiutato, proprio il Signore del Castello. Infatti. Quest'anno per la prima volta avevo tifato per il cavallo, che di solito sono neutrale, ecco. Non aveva mai vinto la giostra, non a caso mi sono vestito con i colori del cavallo bianco e rosso. Un mio assessore ha fatto il fantino, abbiamo cercato di metterci a tutta, non ci siamo riusciti, però mi fa piacere che ha vinto la torre, che è la prima volta che vince anche lei col cavallo. Sì, è oggettivamente la manifestazione che porta Castello oltre i confini, non solo provinciali ma credo anche regionali. Infatti rievocare la storia medievale non è che poi è facile. No, attingere... certo. Quest'anno abbiamo, non so se avete notato, abbiamo uno degli appassionati, un socio della giostra ricostruito, ha fatto delle interviste ideali a persone del tempo. Certo. Ha ricostruito, ha fatto quel giornalino. Estrapolando un po' tutte le memorie storiche. Ha avuto un bel successo. Bene, ci si vedrà allora per l'anno prossimo, per la 18° edizione. Speriamo che sia la volta buona per il cavallo. E noi con questo dubbio aspettiamo alla 18° edizione. Grazie, buonasera.